In inglese si chiamano city car. Ma cos'è che caratterizza davvero queste auto? Sicuramente le dimensioni, da città appunto, che però potrebbero non bastare a rendere una macchina come la i10 quella che fa per voi nella guida di tutti i giorni. E allora seguite il mio ragionamento in questo perché comprarla. Fuori com'è? Quello che vedete è il restyling di un modello che quando è nato nel 2013 fuori era un po' più grande della maggior parte delle concorrenti e dentro più spazioso un po' dappertutto, con proporzioni della carrozzeria comunque non troppo sacrificate per privilegiare la praticità e quindi con linee abbastanza fluide. Le modifiche esterne di quest'ultimo aggiornamento poi si vedono più che altro nelle nuove luci diurne a LED e nel paraurti anteriore modificato. Nuove anche le ruote da 14 pollici, sia per quel che riguarda i cerchi in lega che quelli in acciaio, e i fascioni paracolpi, così come il paraurti posteriore con luci retronebbia diverse. È spaziosa? Come vi ho già anticipato, da questo punto di vista la i10 è uno dei modelli più comodi e pratici della categoria. Intanto, in rapporto alla lunghezza esterna appena sotto i 3,70 m, 252 litri di capacità minima del bagagliaio è ancora un valore tra i migliori rispetto alle concorrenti, assieme al bagagliaio della Kia Picanto, delle Suzuki Celerio e Ignis e del trio Up, Mi e Citigo del gruppo Volkswagen. La forma a pozzetto crea un gradino evidente sulla soglia, scomodo per sollevare oggetti pesanti. Non ci sono ganci utili per le borse della spesa e nemmeno una presa elettrica, mentre i rivestimenti sono curati. Non avendo un doppio fondo non c'è posto per la cappelliera, ma ribaltando anche i cuscini, gli schienali non restano inclinati. La zona posteriore è uno dei punti di forza della i10, anche i più alti non si possono lamentare e c'è pure un bello spazio per i piedi persino al centro visto che l'omologazione è per 5. La presa elettrica centrale è comoda per caricare i dispositivi elettronici e ci sono grandi tasche nei pannelli porta. Se ho dei bambini? Davvero nessun problema per un'auto così piccola nell'entrare e uscire coi bimbi in braccio, che tra l'altro possono abbassare completamente i vetri, e il passeggino ci sta comodamente nel bagagliaio. E la qualità? Rispetto ad altre auto paragonabili, la i10 è più macchina, passatemi il termine, soprattutto all'interno. Per cominciare, non ci sono parti della carrozzeria a vista e gli assemblaggi sono ben fatti. I rivestimenti sono rigidi, ma su questo siamo allineati alla concorrenza. In più, non mancano comodità come i quattro vetri elettrici, l'illuminazione dei tasti secondari o regolazioni aggiuntive dei sedili. E non mancano pratici spazi per i piccoli oggetti. È ben accessoriata. Come da tradizione per le auto coreane, di serie ci sono tanti accessori, con pochi option alla richiesta e a prezzi non eccessivi, con in più una garanzia che copre 5 anni con chilometraggio illimitato. Il climatizzatore si paga a parte solo sulla versione base, mentre sempre compreso nel prezzo c'è il divano abbattibile separatamente. E sull'allestimento immediatamente superiore si continua con sedile volante regolabile in altezza, regolatore di velocità, vetri e specchietti elettrici, radio con MP3. Salendo poi ai due allestimenti più ricchi, che aggiungono il primo, cerchi in lega da 14, e a richiesta assistenti alla guida come l'avviso di collisione e il supporto per lo smartphone. Il secondo, ruote da 15 pollici, clima automatico e schermo centrale da 7 pollici. Come funziona il navigatore? Il touchscreen si può avere solo sulla versione più ricca ed è molto completo per la tipologia di macchina. Intanto ha la compatibilità per i telefoni Apple e Android. E poi ci sono tante funzioni e la logica dei menu è intuitiva, con una buona fluidità di funzionamento. Manca solo la possibilità di far vedere l'immagine della telecamera di retromarcia, che su una city car da un lato è giusto considerare come superflua, dall'altro invece è molto comoda perché la si usa più spesso che su altri tipi di auto. In città come va? Nel traffico la guida è molto facile, soprattutto perché i comandi sono leggeri, lo sterzo in particolare, anche la frizione, il cambio che potrebbe essere più preciso, e poi c'è una facilità di utilizzo di quello che si tocca perché è tutto messo un po' in alto e anche la visibilità non è male, soprattutto davanti, mentre dietro la linea del montante che sale toglie un po' di visuale nel tre quarti posteriore e quindi in manovra fanno comodo comunque i sensori di parcheggio. Per quel che riguarda il motore, in questa versione 1.3 cilindri da 66 cavalli, non vibra così tanto, dà tutto subito, nel senso che la coppia di questo tipo di motori viene erogata a bassi giri e non è neanche troppo rumoroso. In più, sulle buche, sui tombini, sui binari del tram che si trovano in città, le sospensioni rispondono molto bene. È bella da guidare? La facilità di guida che avete in città la ritrovate anche fuori, soprattutto perché lo sterzo è leggero e l'assetto è morbido. Il volante in realtà perde un po' di carico in certi cambi di traiettoria. Le sospensioni sono morbide, però non fastidiose per il tipo di auto. In più, la frenata è molto buona perché i quattro freni a disco si fanno sentire. Il motore, invece, fa quello che può a livello di prestazioni, stiamo sempre parlando di un 1000, però è regolare ed è anche molto elastico, quindi vi permette di tenere le marce lunghe senza scalare. In più, nei lunghi viaggi c'è un buon livello di comfort, soprattutto a livello di insonorizzazione,
bene. E poi ci sono delle comodità come il cruise control che vi permettono di fare anche tanti chilometri in autostrada senza affaticarvi. Quanto consuma? In città, in situazioni di traffico, si sta sui 12 km con un litro, altrimenti si fanno i 14. Su un percorso misto guidato allegramente la media è di circa 13 km con un litro, mentre con un'andatura costante si riescono a vedere i 19. In autostrada si fanno 14 con un litro, per una media generale tra i 14 e i 15 km con un litro, qualcosa meno di 7 litri per 100 km. Quanto costa? Il listino parte da 10.500 euro per la versione base, mentre un allestimento intermedio con qualche optional sta sui 14.000 euro, sconti e promozioni escluse. Come per esempio l'acquisto a rate con uno sconto di circa 2.000 euro, un anticipo intorno ai 1.000 euro e rate da 150-160 euro al mese più l'importo finale, dopo due anni, indicativamente di 4.000 euro. A parità di equipaggiamento, il motore 4 cilindri 1.2 costa 6-700 euro in più del 1.000, disponibile anche a GPL per 1.600 euro in più. Difetti? La frizione tende a strappare sia in partenza da fermo, in prima, ma anche nelle cambiate, soprattutto in città, dove sentirete anche che il motore, rispetto ad altri tre cilindri aspirati di city car concorrenti, ha una spinta inferiore. E siccome l'abitacolo è molto spazioso, come abbiamo visto, vi capiterà magari spesso di viaggiare fuori città con altre persone, e anche qui tenete conto del livello di prestazioni. Qual è la versione migliore? Visto che la i10 è una delle auto piccole più grandi, permettetemi il gioco di parole, e quindi più sfruttabili nella categoria, vale la pena prendere in considerazione il motore più potente, il 1.2, a meno che non la si usi davvero quasi solo in città, e allora ok il 1.000. L'allestimento comfort è già ben messo, altrimenti passate direttamente al più ricco style, l'unico con lo schermo centrale. La consiglieresti? Se volete un'auto facile da parcheggiare ma non troppo sacrificata dentro, la i10 è una delle migliori, ed è anche molto ben equipaggiata rispetto al prezzo. Se volete sapere com'è messa questa Hyundai rispetto alle concorrenti, potete confrontarla prima di tutto con la Picanto, che fa parte dello stesso gruppo industriale Hyundai Kia. E poi ovviamente c'è la Fiat Panda, le tre gemelle diverse Volkswagen Up, Seat Mii e Skoda Citigo, oppure la Suzuki Celerio. E poi, con i nostri articoli, le prove e il listino, potete valutare anche modelli un po' diversi come la Twingo, la iGo o la Karn. Non dimenticatevi di seguirci anche sui nostri social, Twitter e Instagram, mettete mi piace sulla nostra pagina Facebook e iscrivetevi al nostro canale YouTube per avere sempre la notifica degli ultimi video. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando. Ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.